Siamo a Macerata, città nelle Marche, dove sta accadendo un fatto curioso. Sembra che gli studenti di economia siano tutti soddisfatti. Sarà vero? Andiamo in facoltà a cercarne qualcuno. Scusi, lei, che tipo di studi ha scelto? Economia, ovvio. Ma è vero che si fa economia sul serio? Sì, certo. Si spende davvero poco per gli affitti e per i trasporti. E poi è tutto nel centro storico, per cui non si spende tempo per andare da un posto all'altro o per fare le code. E nella mensa c'è fila, allora? No, massimo 15 minuti all'ora di punta. Cosa hai mangiato oggi? Tortellini, scaloppine con funghi e carote. Quanti studenti frequentano le lezioni? Tanti, però le aule sono grandi e non mi è mai capitato di sedermi per terra. E comunque c'è un ottimo rapporto con i professori. Che mi dici degli esami? C'è da studiare, è chiaro, però ci sono molti appelli e le date si conoscono da subito. E se si perde una lezione? Guardi, in internet abbiamo tutto il materiale didattico e quello per le lezioni. Ma per comunicare con i professori, come si fa? Bisogna andare durante l'orario di ricevimento oppure mandare un'email. Loro rispondono subito. Oh, mi scusi, va bene l'università, ma poi? Poi lo stage, in una delle aziende convenzionate con l'università. Ma poi? Poi ci sono anche i professori, vengono da tutta Italia e sono molto bravi e preparati. Ma a Macerata c'è il mare? Il mare no, però in 15 minuti ci si arriva e tra l'altro ci sono anche altri divertimenti. Scusi lei, dove va così di fretta? A Palazzo Ciccolini, al laboratorio informatica. Interessante, posso accompagnarla? Certo, andiamo. Che meraviglia questo palazzo! Certo, qui a Palazzo Ciccolini c'è un centro informatica veramente all'avanguardia. E sarebbe? Beh, per esempio c'è il laboratorio linguistico nel quale puoi prepararti prima di partire per una delle tante università europee convenzionate con quella di Macerata all'interno del programma Erasmus. Ciao, come ti chiami? Sergio, buongiorno. Buongiorno, ma non è italiano. Da dove viene? Dall'Argentina. Sto a casa dei mesi qua, sto studiando e ho trovato un indirizzo commercio internazionale di alto livello qua nelle Marche. Shh, lasciamoli lavorare in pace. Buongiorno. 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 Dove ci troviamo? Al Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie. Perché hai scelto questa facoltà? Sai, avevo due sogni e sto cercando di realizzarli entrambi. Il primo è poter studiare in Italia. Il secondo, diventare un'esperta di banca e finanza. Pochissime università in Italia offrono questo corso. Vieni intorno. Oh, scusi lei, è una studentessa di economia, vero? Beh, veramente ex. E ora di che cosa si occupa? Sono Product Manager all'Angelini. Dopo la laurea ho inviato curricula, ho fatto colloqui e ho ricevuto diverse proposte di lavoro. Ed ora che cosa si fa qui? Sono cultrice della cattedra di marketing. Per caso una mentina contro mal di gola? Sì, menta e limone. Fatto dal preside. Ma allora gli studenti sono veramente soddisfatti? Come mai? Abbiamo di recente varato un nuovo progetto formativo, un corso di laurea triennale, economia, banche, aziende e mercati, articolato in tre curricula, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, economia aziendale, economia e commercio internazionale. Ci sono dei progetti per la facoltà? Tre corsi di laurea magistrali in consulenza e direzione aziendale, mercati ed intermediari finanziari, economia e commercio internazionale. Una vasta scelta per i master, ne abbiamo ben sei. Ma allora lei ha studiato? Lei che ne dice?